Qui al canale dei Rolling Games, oggi guardate cosa abbiamo. Guardate cosa abbiamo, è appena uscito qui in Italia. Finalmente, una manna dal cielo veramente, il manuale del DM. E come video oggi vi parlerò, per tutti coloro che ne volessero approfittare, delle religioni, della religione, delle religioni nel mondo di Dungeons & Dragons. Perché vi parlo delle divinità e delle religioni? Perché la religione è una cosa certa, costante, che nel mondo di D&D la fa da padrone. Io vi parlerò per quanto riguarda l'ambientazione di Forgotten Realms, visto che qui con questo manuale sono state confermate altre 6 ambientazioni ufficiali, perché ogni ambientazione poi ha un suo concetto di religione. Ci sono delle ambientazioni dove la religione è più simile alla nostra, dove c'è o forse non c'è, non si sa, ma nel caso di Forgotten Realms non è così. La religione è certa, è risaputa, esiste, quindi le persone credono, punto. Non è che devi avere fede, cioè la fede la devi avere, ma c'è una fede certa, perché tu sai che venerando quella divinità, quel dato dio, avrai in cambio qualcosa, dei poteri in questo caso. Quindi se pensate alle classi del chierico, del paladino, non è che devono pregare per sperare di ottenere qualcosa, loro pregano nella convinzione che avranno qualcosa. Quindi la religione, essendo una cosa certa, chiunque la prega, chiunque venera qualcuno, qualcosa. Ma scusa, non è possibile che una religione valga la cosa, chiedi e ti sarà dato. Non è possibile! Oh, per la millesima volta ti dico di sì, ti dico... Vabbè, ok, mettimi alla prova. Va bene, la religione del pelo, il pelo, quello si intende, femminile. Va benissimo, perché basta che tu chiedi e ti sarà dato. Eccomi! Magari la prossima volta ripensiamoci, magari non... Sì. Va bene, ok, ti credo. I Pantheon, che cosa sono i Pantheon? Beh, credo sia una parola che deriva dal greco, perché il Pantheon uno si immagina subito a Zeus, ma non lo so chi ha studiato il classico qui, mi scriva nei commenti. È un insieme di divinità, dove di solito c'è una divinità a capo, un boss, e poi ci sono delle divinità che hanno dei ruoli, o dei concetti, che esprimono dei concetti. E poi ci sono i fedeli, che venerano tale divinità, tale Pantheon. Qui abbiamo un Pantheon esteso, praticamente la 5.0 che cosa fa? Ti lascia questo, qui c'è scritto Pantheon esteso delle divinità della guerra dell'alba, praticamente ti cita le divinità più importanti che tu puoi usare un po' in ogni ambientazione, non solo Forgotten Realms ma anche le altre. E io adesso ve le cito, voi sicuramente alcune le conoscerete: Corallon che è la divinità massima su Forgotten Realms, degli Elfi. Aspetta, dove ho letto che Corallon cambia in base alla sua benedizione? Fa cambiare... Aspetta, eh? Cioè, ma quindi... Mio Dio. Parla, figlio mio. Ho compiuto tutte le vostre volontà. Lo so, figliolo, ti ho visto mentre pisciavi in faccia alla statua di Moradin, e per questo ti do la mia benedizione. E ora hai ricevuto la mia benedizione, figlia. Grazie! Oh, ho sempre sognato di essere donna. Credo che dovrò rivedere questa cosa delle benedizioni. Grunsh, qui è dio della distruzione, Grunsh è... la divinità degli orchi, praticamente tutti gli orchi su Forgotten Realms venerano Grunsh. Poi abbiamo Loth, il segno, se vuoi bestemmiare Loth devi fare un ragno morto al contrario, me lo ricordo quando leggevo Salvatore, la dea Arachnide, che ha una forma arachnide, è la dea massima dei drow malvagi. Lei stava assieme a Corallon, era la moglie di Corallon, poi Corallon scoprì che era una brutta stronza badracca e fu esiliata assieme, con la guerra e la scissione che ne venne, con tutti gli elfi che non erano scuri, erano chiari, ma erano devoti a Loth, furono esiliati nel sottosuolo e divennero scuri, ottennero quella colorazione, mettiamola così. Dopodiché c'è Moradin. Ecco, Moradin, se quando... Se, non so, se avete mai visto Gaetano,
saprete che in ogni frase che dice c'è un Moradin nel mezzo, ovvero la divinità massima dei nani. Poi, ecco. E poi c'è Pelor. Qui voi direte, perché ti fermi? Il dio del sole e dell'agricoltura, Pelor. Pensa, dell'agricoltura. Niente, non aggiungo altro su Pelor per capire del perché. Ma di Pelor mi è in mente niente. Forse sì, una cosa mi viene in mente. Ho comprato questo. E poi ci sono, posso citare Vecna, che è il dio dei segreti malvagi, Tiamat, Asmodeus. Le divinità non sono per forza quelle che possiamo immaginare noi, Zeus, che hanno una forma umanoide. Le divinità possono essere anche altre creature, come esempio un drago, Tiamat, oppure Asmodeus, che è un arcidiavolo, però ha acquisito un tale potere da ascendere al rango di divinità. Ora, di solito, perché si venera un dio? Molto semplice. Tu venerando un dio ottieni, come dicevo all'inizio, dei benefici. In cosa consiste? Tu devi viaggiare lungo, ad esempio, la costa della spada. Siamo nell'ambientazione di Forgotten Realms. Devi fare un viaggio per mare. Preghi una data divinità del mare per far sì, magari sacrificando qualcosa, o una devozione, ad esempio, donandogli una tale devozione, perché farai sì che il viaggio sarà sicuro. Farai in modo che quella divinità non ti affondi la barca, per dirvi. Ma questo è un esempio. Ma ad esempio abbiamo le preghiere per curare, i sacerdoti, i preti, i paladini, di solito il paladino venera Pelor o Muradin, e appunto, pregando lui ottengono il potere divino, il famoso potere divino che gli fa sì che loro possano pregare o resuscitare addirittura. Abbiamo quindi i pantheon estesi, poi abbiamo qui altri sistemi religiosi, come dice nella pagina 11 del DM, il Monel DM, il pantheon coeso, praticamente è un pantheon unico. Qui vi ho citato diverse divinità con i loro relativi pantheon. Ad esempio Lot è il capo massimo del pantheon dei Drow Oscuri, ma assieme a Lot c'è ad esempio Verun, che viene pregato dai Drow maschi, perché come sapete Lot viene pregata solo dalle femmine Drow, oppure Elistrae, che è l'unica dea buona del pantheon dei Drow, dove lei è la dea della danza, e dove tutti i Drow buoni venerano lei. Però se tu vuoi lasciar perdere ogni pantheon e le sue divinità, puoi scegliere un pantheon coeso, praticamente un pantheon unico, e qui fa l'esempio del pantheon norreno, dove tu c'è il capo appunto, o anche un pantheon greco, dove c'è Odino, che è il capo, e poi ci sono vari aspetti di divinità. Oppure i culti misterici, in pratica qui si venera un culto. Se vi ricordate bene, nel primo video, quando vi parlavo della storia della 5.0, ci sono dei culti che stanno cercando di far ascendere, di risvegliare Tiamat, di farla resuscitare in terra, e questi culti di solito sono venerati da fanatici, quindi di solito sono persone o creature malvagie, che cercano appunto con quell'obiettivo di far o risvegliare un dio, oppure di ottenere un'arma potente dal dio, e di solito questi culti vengono combattuti di solito nelle ambientazioni. I ranghi. Allora, la faccio breve. Noi abbiamo il dio maggiore, che è quello che ha il potere massimo. Poi abbiamo delle divinità minori, che di solito sono assoggettate a questo dio maggiore, o comunque fanno parte del pantheon di questo dio maggiore. E poi abbiamo le famose quasi divinità, che si dividono in semidei, Hercules, tanto per dirvene una, i titani, che sono le creazioni divine delle divinità, esseri creati dalle divinità, gli angeli ad esempio. E infine le vestigia, che sono delle divinità che hanno perso i loro poteri. Sì, perché una divinità può perdere il potere in quanto, e qui vi lascio un po' di storia del mondo divino, Lord Ao è l'essere supremo, è quello che si rifà al nostro mondo a Dio, è l'unico vero Dio in effetti, ovvero colui che può trascendere il tempo e lo spazio, che sa tutto, è colui che ha originato gli altri dei. Lord Ao, l'essere supremo, Nella terza era, o comunque nel D&D 3.0,
lui ha fatto ascendere le divinità in forma di avatar, perché una divinità può camminare nel piano materiale sotto forma di avatar, o si impossessa di una persona, oppure si crea un costrutto, e le ha fatte ascendere, le ha fatte combattere per ricordare agli dei che devono esaudire le preghiere di chi li venera, perché gli dei erano diventati un po' egoisti, come diceva Lord Ao, e le aveva fatti sconfiggere, combattere, alcune divinità erano morte, alcune divinità erano ascese. Quando sono ritornate nei loro rispettivi piani di esistenza, queste divinità hanno dovuto iniziare a elargire preghiere, hanno iniziato a esaudire le preghiere. Però succede delle volte che alcuni dei vengono dimenticati per il tempo, perché non è abbastanza potente, o perché magari si dimentica di esaudire le preghiere, e perdono ogni potere e diventano appunto vestigia, ovvero esistono, stanno quasi per trapassare, quasi per morire, e a volte ritornano, altre volte invece scompaiono, vengono dimenticati. Mi scusi, messere, mi aiuti? Sono Miliki, sono un dio, ho perso le mie sembianze da unicorno. Pregami, ti supplico, andrò a scomparire. Ma io veramente la prego ogni mattina. Mio davvero? Dio. Certo. Davvero vero? Certamente, signore. Oh, allora a posto. Ho fatto, sbancato. Continua così per i prossimi 2000 anni, eh? Ma io ne avevo 50. Quindi anche gli dei, tranne Lord Ao, muoiono. Lord Ao di solito non viene mai menzionato, o se si è menzionato lo conoscono in pochi, perché è l'essere supremo, perché alcune divinità non lo conoscono, altre divinità fanno finta di non conoscerlo, che è molto meglio, e alcune... quelle diciamo più particolari, come Mistrea, sanno che c'è ma non riescono a interagirci o preferiscono non interagirci, perché appunto Lord Ao può distruggere una divinità, cioè capito, se scazza Lord Ao con uno schiocco di vita, chi ha visto Infinity War capirà cosa sto dicendo, con uno schiocco di vita le manda tutte a cagare. Saresti? Thanos. Il mio nome è Ao, non ti conosco. Come fai a non conoscermi? Io con il potere di uno schiocco di vita posso disintegrare mezzo universo. Dilettante. Questi dei minori dovevano imparare ancora tanto. Ci sono anche i culti di Lord Ao, però vi lo dico subito, Lord Ao non esaudisce le venerazioni, lui non ha bisogno, non dipende dalle venerazioni, non ha bisogno dell'entrata delle venerazioni, quindi ci sono dei chierici che venerano Lord Ao, ma non hanno potere divino, non hanno concessione divina, mentre tutti gli altri che venerano altre divinità, sì. Vi ricordo che, oltre a tutto questo malloppone di divinità, ci sono le creature del reame remoto che possono essere pregate, cioè Cthulhu. Cthulhu non è un dio, però fidatevi, ha dei poteri paragonabili se non superiore a un semplice dio, oppure creature astrali o anche eroi, insomma la religione, le divinità sono sterminate in D&D 5.0, quindi andatevelo a leggere, le trovate subito qui, sono sicuro che subito nel manuale del DM, e le ritrovate anche nell'appendice del giocatore, sono sicuro che vi piacerà. Questo è quanto. Se ho dimenticato qualcosa, se volete accennare a qualcos'altro, se avete degli interessi e volete farmi delle domande, benissimo, commentate qui sotto. Se vi è piaciuto questo video e lo avete trovato utile, ditemelo, mettete un bel mi piace, magari anche iscrivetevi se vi va. E questo è tutto, grazie, alla prossima, qui Sante per i Rolling Games, ci vediamo presto, ciao ragazzi!